Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui con Alaskan Road Truckers. Ok, allora siamo qui a metà strada verso Prudhoe Bay, dove abbiamo finito la nostra missione. Ho lavorato un po' off screen perché vado un po' avanti, perché altrimenti ragazzi qui non caviamo un ragno dal buco, perché fare i punteggi qui ci vuole un po' di tempo. Guardate un po' qua, siamo arrivati alla camion classe 2. E qua piano piano abbiamo fatto anche questa cosa qua. Ho fatto anche la cosa dell'officina, però a quanto pare dobbiamo andare ancora avanti, piano piano. Qualcosa la dobbiamo fare. Oggi faremo. Allora, siamo qui e questo addirittura c'ha un bel contratto che ci porta di nuovo a nord. Ops, ho sbagliato pulsante. Qua. Ci porta di nuovo qua verso Prudhoe Bay. Direi che possiamo fare anche subito questa cosa qua. Ops, sono già sceso dal mio camion. Vediamo un po' dov'è il tipo con il nostro contratto. E visto che siamo qua, l'accettiamo. Manco per correre avanti e indietro, anche perché da qui... Ehi, dove sei? Qua. Da qui, per arrivare dall'altra parte, abbiamo della strada da fare. Manco ne vale la pena questa cosa qua. Siamo qua, prendiamoci subito il contratto. Ciao man, allora, licenza C, no, noi dobbiamo andare, questa, dovrebbe essere questa, no? Aspetta, mi viene il dubbio. Ok, componenti per la pipeline, dai, questa, sì, anche perché è l'unica che possiamo accettare. Non dura tanto perché dobbiamo tornare di nuovo a Prudhoe Bay al nord. Torniamo su. C'era la cisterna qui, però questa vuol dire che non vuole che la spostiamo. Andiamo a prenderci quella lì, torniamo su e poi vediamo se becchiamo una bella missione per tornare giù. Un altro bel contrattino che becchiamo qualche soldo. Allora, prima che parto mangio uno di questi che mi do un po' di energia. Ok, così energia siamo a posto. Magna magna. Siamo a meno 5 gradi. Vediamo, riscaldamento acceso. Bene, a posto. Allora, si parte. Adesso guardiamo anche da vicino, vediamo cosa c'è sopra il rimorchio. Tubi, vedete un po'. E quasi quasi, una volta arrivata su, andiamo pure in officina. Che diamo un'aggiustatina al nostro camion. Vai, vai avanti. Sono un po' storto. Mettete un po' più dritto. Ancora. Ok. Allora, diamo un'occhiata a quello che abbiamo caricato. Peccato che ci vorrebbe anche la cosa per controllare le cinghie, ma quello non c'è. Vabbè. Che ore sono? Sono le 5. Dai, secondo me per sera quasi quasi mi conviene che mi fermo direttamente lì la notte e poi parto bello fresco, mangiato, cotto e mangiato, e partiamo subito. Vediamo se poi c'è sempre ancora contratto. Prima però mangiamo, perché altrimenti mangiamo e dormiamo, perché altrimenti poi ci dobbiamo fermare lungo la strada. Non ne vale la pena.
Ok, allora, tubi pronti, tutto pronto, partenza. Beh, sono 100 miglia, non sono tantissimi. Allora, partiamo da qui. Da dove andiamo? Se vado direttamente da qui. Cosa cambia? Accorcio, da un po' di tempo. Allora, non di qua. Ma qua, mi sono perso. Me sono perso, me sono perso. Adesso abbiamo trovato la strada. Yo! Sì, arrivo sul a sinistra. Probabilmente siamo in controsenso. Vabbè, uguale. Ormai siamo sulla strada. Ok, andiamo su verso Prudo. Siamo a meno 5 gradi. Dovrebbe arrivare l'autunno. Piano piano, perché siamo a fine estate. Accendiamo le luci, che è sera. Arrivata a Prudo Bay, consegniamo sta roba. Diamo una controllata al nostro camion. Mi sembra che no, l'officina c'è a Prudhoe Bay o è a Coso? Non mi ricordo se è a Prudhoe o a Fairbanks, però vediamo. E nevica, ragazzi. Inizia a nevicare. Andiamo su, è normale che nevica. Spero che arriva l'inverno, perché così almeno giriamo sulla neve. Che ancora non ho avuto la possibilità di girare sulla neve, peccato. Allora, siamo alle porte di Prudhoe Bay, che già si vedono in lontananza, si vede tutto l'impianto di trivellazione. Oh, troppo veloce la curva, ragazzi. Ok, ormai ci siamo quasi. Pochi miglia all'arrivo, dai. Intanto se sono fatte già le 6. Allora, dove vuole la roba? La vuole qua a destra. Ok, allora entriamo da qui. Ops, ho sbagliato. Cacchio, dovevo prendere l'altra. E mo' per girarmi. Aspetta che non voglio sbattere alla fine, perché ho il 100% del... Non ho i danni, allora non voglio farli alla fine. Oh, però ha... È aumentato la neve qua. Che è aumentata la neve. Allora, entriamo qui. Ho guardato un po', bello comodo il parcheggio qua. Dammi la stellina, stella, stella, ok, fermo. Giubbotto ce l'ho messo, sì, ci ho messo. Scendi, scendi. Allora. Tiriamo giù questo, stacchiamo qua. Ci vorrebbe una lampadina, però. No, mi sembrava di averla comprata. E mo dov'è il coso? Ah, qui.
Ok. Stacca. Perfetto. L'ufficio dov'è? No, eccolo qua. Andiamo in ufficio. Ah, là c'è il motel. Adesso andiamo al motel. Facciamo una bella pennica. Duemila, non fa mica schifo. Ci rivediamo domani. Per adesso. Allora, sai che ti dico? Il camion lo lascio qua. Adesso spengo tutto. Anzi, aspetta, aspetta. Allora, fammi vedere una cosa. Qua c'è l'officina qui, il negozio qui e l'hotel qua di fronte. Allora, facciamo una cosa. Andiamo all'officina, ci parcheggiamo lì. Anzi, no. Andiamo in albergo, facciamo una bella pennica. Facciamo tutto domani, vediamo nel frattempo come si mette il tempo. Speriamo che la neve continua, così facciamo un bel giro sulla neve. La speranza è che non ci ammazziamo in qualche curva. Parcheggio qua, in mezzo ai maroni, che non è normale. Spegni. Via. Devo comprare anche il raschietto per i vetri, se non ce l'ho. Perché non vorrei che mi congela tutto e non riesco ad andare avanti. Paga i 150 dollari e dormiamo una notte. Bella dormita. Runfa, runfa. Ok. Wow, abbiamo meno 10. Mi sa che dobbiamo andare a metterci il giubbottino un po' pesante. Perché questo è leggero. Che ore sono? Sono le 2 di notte. Allora, entriamo qua. Vuole cosa del radiatore? Allora, qui ci dovrebbe essere. Dov'è? Qua. Ci dovrebbe essere la giacca pesante. Ok, e questo lo rimettiamo qui. Allora, abbiamo la motosega, il coso, qui il metal, motor oil, ce l'ho tutto qua. Questo per adesso posso metterlo qui. Il radiatore cosa cacchio vuole qua? Aspetta che... mettiamolo qua, non vorrei che mi serve. Ok. Qua cosa c'ho? Vediamo. Devo comprare il raschietto per i vetri, perché se mi si gela non riesco ad andare avanti. Ok. E qua da mangiare come sono messo? Che dovrei fare anche colazione. Allora, facciamo una cosa. Questo mi dà il 75, no, però vado troppo oltre. Prendiamo questo. Mettiamo a microonde. Facciamo un bel cotto e mangiato. Dai. Ok. Boh, così sono a posto. Ok, allora, la giacca ce l'ho. Non so cosa vuol dire quel cacchio di radiatore. Vabbè, adesso... Tanto voglio andare in officina. No, però in officina poi mi fanno pagare un sacco di soldi. Allora, scendiamo di nuovo. Dio boh, con meno 10 devo lavorare qui al motore. Dubale. Ah, si vede poco. Allora, il radiatore dov'è? Radiatore a posto. Ah, no, devo ripararlo. Ehi. Ok, perché altrimenti lui me lo fa pagare un sacco di soldi. A temperatura sto morendo di freddo, ragazzi, guardate un po'. Ma la giacca non ce l'ho? Oh, sì, mettiamo giù botto. Giubbino pesante. Ok. Boh.
Allora, oh, cacchio, ecco. Accendiamo. Allora, dobbiamo andare a comprare quel cacchio di raschietto perché altrimenti è qualcosa da mangiare, mi serve pure. Andiamo al negozio. Andiamo prima al negozio. Cos'è, nell'altra direzione? Allora, non compro niente, compro solo il raschietto che mi serve. È un coso di tergi voglio comprare. Il motore lasciamo acceso, non è un problema. Tanto così scalda. Allora, vediamo dove lo trovo. Allora, dovrebbe essere qui. Vediamo un po'. Devo comprare uno di questi. Così se mi si rompono ce l'ho. Catene ce l'ho. Motosega ce l'ho. Questo ce l'ho. Allora mi serve questo qua. Ok. E uno di questi nel caso in cui mi si dovesse rompere. E poi sono a posto. C'è lo spazio per qualcosa da mangiare. No, questa è tutta roba che devo fare al negozio. No, dov'è quello per fare colazione? Ma i giubbotti? Vediamo un po'. Allora, Nanorak ce l'ho, la giacca leggera ce l'ho, il parka no, non ce l'ho. Ho già botto pesante. No, questa roba non mi serve. Qua cosa c'è? No, ma cacchio è quella roba lì? Qui forse? Mi serve la cosa per fare colazione. Eccolo qua. Posto. Ok, ce ne possiamo andare. Via, via, via. Allora. Aspetta, officina ci dovrebbe essere. Oh, ogni volta sbaglio. Un'officina, se non sbaglio, c'è anche qua sotto. A Fairbanks. Poi delle altre officine non ce ne sono più, eh. Ce n'è una qua sotto. C'è Fairbanks. È a Prudhoe Bay. Qua nella zona nuova dove non ci siamo andati e dobbiamo ancora esplorarla questa zona qua. Vabbè, sapete che vi dico? Facciamo, andiamo. Andiamo un attimo in officina. Ok. Così almeno diamo una controllatina. Perché spendiamo i soldi in officina, ci aumentano i punti. Sì, è vero che spendiamo i soldi, ma almeno aumentano i punti. Tutto quello che mangiamo, facciamo e diciamo aumenta qui. Non ho capito ancora di preciso come, ma aumenta qui. Siamo a 9,30. Le guide aumentano qui e se ripariamo qualcosa aumenta qui. Io non ho capito qua come funziona ancora, ma dovrei piano piano arrivarci. Adesso vediamo. Allora, l'officina quanto abbiamo? Così me lo memorizzo. 504. Vediamo adesso dopo che andiamo in officina. Il problema è aumentiamo i punti se andiamo in officina o se lo ripariamo noi. Dai, ci dovevo andare a guardare prima.
Dov'è? No, di là. Da dove si entra? Da qua. Allora, repair. Gomme, no, vediamo un po'. Beh, non abbiamo chissà che cosa. Quant'era? Aspetta, controlliamo. Perché la testa è quella che è. Allora, 504 e 930. Vediamo cosa succede. Le ruote sono a posto. Posso cambiare i cerchi, ma. Ma no, questi non mi interessano. Qua aggiustiamo un po' tutto. Vacca trota, 6.000 dollari. Ma aggiusta tutto. Ok, abbiamo speso la bellezza di 6.000 dollari. Abbiamo Halloween, lasciamo Halloween. Sarebbe figo questo qua con, con il coso del. È un po' radioattivo, però non è male. Però adesso. No, Halloween dove è andato? Qui, per adesso voglio Halloween. Ok, allora andiamo a prenderci la nostra mission, che era questa. Ma questo non ha missioni. Questo riciclo, non voglio farlo il riciclo, voglio fare qualcos'altro. Questo ci porta di nuovo qua sopra, questo ci porta alla pompa 2. Possiamo fare avanti e indietro un paio di volte da qui. Allora, qua c'è una cosa che vuole portare, lo vuole di nuovo qua, e qua c'è una cosa che vuole portato di là. Noi facciamo queste due missioncine piccole. E poi magari vediamo come siamo messi. Qualche contratto piccolo non sarebbe neanche male. Non guadagneremo miliardi, ma sempre meglio di niente. Allora, dov'è il nostro? Allora, dovrebbe essere uno di questi due rimorchi qua. Vediamo adesso quale mi dà. Secondo me è questo. Ok, magari al ritorno ci prendiamo l'altro e andiamo fino alla pompa 2. Allora, di nevicare ha smesso, però comunque ci sono 10 gradi meno. Proviamo a togliermi la giacca, vediamo cosa succede se mi tolgo il giubbotto. Sono dentro al camion con il riscaldamento acceso, non penso che mi dovrebbe. Ok. Adesso c'è freddo però. Pacca trota, aspetta. Mettiamoci subito il giubbino perché qua altrimenti mi si ghiacciano le chiappe.
Allora, collega. Allora andiamo alla pompa. Andiamo a pompa 1, poi carichiamo la pompa 1, torniamo qui. E poi carichiamo da qui e andiamo a pompa 2. E poi direi che abbiamo fatto già il gran lavoro. Ok. Oh, ste trivelle si rompono alla grande di continuo. No, ma quanto pesa una pompa di quelli? C'è una trivella di quelli. Facciamo fatica anche a muoverci dal posto. Per guardare che cacchio di orologio sono andato fuori strada. Allora, meno 1 minuto, meno 2. E ancora devo sganciare. Adesso sapete che vi dico che glielo lascio qua. Ah, vedete il fatto che mi dice che... Allora, vediamo un po'. Aspetta, intanto sgancio qua, poi vediamo. No, questo si è bloccato una volta che arrivi. Allora, quello che pensavo, si sono ghiacciati i tergi, si sono bloccati, sono rimasti bloccati al vetro. Adesso dobbiamo, con il grattino, devo tirarli via. Adesso sgancio e poi vediamo. Comunque meno 3 minuti. Voglio vedere cosa succede. Ok. Allora, dov'è l'ufficio qua? Meno 3 minuti. Oh, ciccia, ma non ha dato manco il tempo. Boh. Allora, prima di prendere l'altra cosa, andiamo a pulire qui il vetro. Vediamo come si fa, che non l'abbiamo mai fatto. Aspetta, ce l'ho? Sì, ce l'ho. Dobbiamo aprire questo? Forse sì, perché dobbiamo salire. Ho capito, però. Ah, ok.
Aspetta, forse devo prima caricare questo. Ma no, non devo fare niente, vediamo un po'. Ah! Che cavolata! Però voglio vedere una cosa. Ok. Vediamo se mi ha aumentato i punti qui. Sì. Sì. Non ho capito qua come faccio a aumentare i punti qua. L'ho fatto fino adesso, però non ho capito come. Va bene, allora andiamo a prenderci l'altra missione. Dove cacchio è? Dobbiamo scendere di nuovo a Prudo. Qua cosa c'è? Ufficio. Oh, dammi un contrattino. Questo lo portiamo di nuovo giù. Questo invece no, questo non possiamo farlo perché ci vuole la cosa. Ok. Anche qua abbiamo 40 minuti. Mannaggia. Cioè, dobbiamo essere Flash. Flash Gordon. Allora, ne abbiamo portato una nuova e ce ne torniamo e ne portiamo giù uno di quelli rotti, massacrati, dov'è il coso? Oh. Già per andarla a prendere ci vuole un quarto d'ora. Tagliami pure la strada, mannaggia te. Allora, devo entrare qua da qualche parte, vediamo un po'. Era qui. Ma di là. Dobbiamo svoltare e poi dopo entrare. Fortuna che qua il parcheggio almeno è bello dritto. Ok, finita la terza. Oggi tre contratti, non mica male. Piccolini, però tre contratti. Allora, vediamo un po'. No, facciamo prima questo. Ah, meno 20 minuti. Ok, allora, dov'era? Era qui. Eccolo qua. Però comunque non mi dà nessuna. Va bene. Allora, qua è aumentato qualcosa. È aumentato qua qualcosa quando abbiamo riparato. Qua se 41 la guida. Non aumenta niente qua. 9,30 era, 9,30 è. Non ho capito come mai o cosa fare per aumentare questo. Vabbò, direi che va bene. Abbiamo fatto tre contrattini oggi. Direi che va bene. Adesso mi piazzo di nuovo sul mio camion perché c'è un freddo troia. Con 7, 10 gradi sotto zero c'è freddino. Spegniamo il motore che. Vabbè.
altrimenti consumiamo del gasolio inutilmente. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui con Alaskan Road Truckers. Un salutone, al prossimo video, ciao.